La forma un po' più allungata del solito, perché questo qui è tessuti di fine gioco e quindi ci serve un po' di territorio alle spalle sia di bianco che di nero per poterlo inquadrare bene. Allora, come al solito in queste lezioni tocca nero e in questo caso deve chiudere questo territorio con il maggior profitto possibile. Sembra scontata la mossa che deve fare, però non lo è. Ok, questa è la prima che viene in mente a tutti, quello che succede è che Bianco cattura e finisce qui. Però qual è il problema? Il problema è che poi questa per nero è gote, assolutamente Bianco non risponde. Mentre Bianco può giocare qua, adesso per nero giocare qui vuol dire imbarcarsi in un co in cui Bianco perde una pietra. E nero invece rischia di perdere un territorio un po' grosso, per cui bianco ci si butta subito e nero no. Per essere più chiari, cosa succede? Adesso tocca a nero che cattura. Bianco fa una minaccia da qualche parte e nero risponde. Bianco ricattura, nero fa una minaccia e bianco non risponde ma cattura qua. Insomma. Ha perso un po' nero. Si spera che questa minaccia col suo seguito sia bella grossa, cioè deve essere più grossa di quello. Però siamo nel fine gioco. E quindi non è detto che ci siano poi così tante minacce grosse, perché quelli comunque sono un bel po' di punti. Adesso nero dovrà chiudere da queste parti, ma bianco può spingere. Considerando che poi dovrà anche chiudere qui, diciamo, rispetto alla discesa qui, sono 6, 7, 8, 9, 10, 11, insomma, più di una decina di punti ci sono. Per cui fare minacce così grosse nel fine gioco non è semplice. Quindi questo è un quo vantaggioso per bianco e nero non lo deve accettare. Quello che può fare nero è tornare indietro qui. E qua. Per cui cosa ha fatto nero? Ha costretto bianco a catturare quelle due, che comunque l'avrebbe catturate lo stesso, ma poi ha perso queste. Esatto. Proviamo a vedere cosa sarebbe accaduto se avessi giocato. Scusate, rimettiamo dentro i due neri e proviamo a vedere cosa sarebbe accaduto se avessi giocato qua bianco, tanto per valutare la differenza. Allora, bianco adesso non può giocare qui, perché su questa non può tornare indietro, perché si mette in Atari. Per cui questo per bianco è gote. Il massimo che può fare bianco è catturare queste subito e adesso queste. Per questo non è più qua. Bianco torna indietro e nero viene. Allora, sembra questa una chiusura un po' brutta per entrambi, perché bianco non riesce a tenere molto se gioca lui e anche nero se ci gioca non fa granché. Però il fatto è che non è questa la mossa giusta da giocare per nessuno dei due. Non essendoci tanti incroci in zona, non dovrebbe essere difficile indovinare la mossa corretta. Anche se magari non si capisce qual è, cioè non si capisce perché. Oh, infatti. Allora, questa mossa è buona per due ragioni. Una è che non è completamente gote, nel senso che. Beh, se bianco non risponde non è che gli muore l'angolo e perde 30 punti, no? Però nero scende e cattura queste due salvando queste. Per cui è una mossa con un discreto seguito. Quello che farà
Quello che può fare il bianco è che ormai spingere e tornare indietro e catturare. E però nero rispetto a prima ha guadagnato almeno 2 punti. Questo. E ha mantenuto il sente soprattutto. Per cui questa va bene, è superiore all'altra proprio perché se anche fosse gote, poi dopo hai la possibilità di guadagnare tanti punti con la discesa. Se invece l'avversario non vuole perdere questi punti, ti paga comunque il sente. Anche se bianco cattura subito, comunque rimane gote per lui, perché quando spinge viene qua. Questo è un sente da un punto. Questa però è anche la mossa giusta per bianco. Cioè se qui toccasse a bianco, piuttosto che questa, a lui conviene giocare qua. Perché? Perché se nero dà a Tari, come abbiamo visto adesso nero non può giocare lì se non è il co.